cresce l'attesa per la festa dell'Immacolata, mancano ormai 2 giorni, come vive questo momento? Bellissimo, è un ricordo da bambina quando la mia nonna mi portava a vedere il carro dell'Immacolata, è rimasta nel cuore, è lei. Quindi una tradizione tramandata di generazione in generazione? Sì, dalla mia nonna in generazione, e io adesso sto portando la mia nipotina a vedere l'Immacolata. Eh sì, deve essere così. Cosa rappresenta per lei questa festa e per tutta la città di Torre del Greco? Rappresenta tanto questa festa. Non ci dimentichiamo che quel grande terremoto, ci fu un vuoto che la Madonna non fece distruggere Torre del Greco e quindi è rimasta nella storia. E questo, i brividi. L'amore della Madonnina non ha uguali. Noi siamo, il popolo torrese è fedele tanto la Madonnina, quindi non c'è festa a Torre del Greco più grande di questa. Ieri sera sono stata in Santa Croce, ma è stata una funzione stupenda. Una processione molto sentita in questa città, lei quest'anno cosa chiede all'Immacolata? Innanzitutto la pace per tutti, nel mondo, nelle famiglie. E tutti, la serenità. E per la città di Torre del Greco? Per Torre del Greco che io chiederei il massimo, però mi sembra che ci siamo sulla buona strada. Vedo che si dà molto da fare questo sindaco e sono contenta. Dopo tanti anni che, dopo svariati anni che non usciva, l'anno scorso già è stata, quest'anno ancora di più perché passerà per via Piscopia dove abitiamo noi. È ancora più un'emozione. Quindi sarà ancora un'emozione più grande? Sì. Cosa rappresenta per te e per l'intera città di Torre del Greco la festa dell'Immacolata? Tutto. È il simbolo della nostra città, quindi rappresenta la nostra città. Parteciperà alla processione? Certamente, io abito al centro. Comunque questa è la festa più bella in assoluta. A me vengono anche amici da altri paesi. Quest'anno lei cosa chiede all'Immacolata? Un sacco di grazie, prima personale per... Non sarò egoista, per un po' di salute in più personalmente e poi certamente per i miei cari, tutto quanto. Cosa rappresenta per lei questa festa? Tutto. E alla Madonna quest'anno che cosa chiede? Chiedo tutti i malati che stanno bene. È un momento molto bello, specialmente per noi torresi, è proprio l'inizio di tutte le feste. Lei parteciperà alla processione? Sì, un po' sì. Però non fino a pomeriggio. Cosa chiede quest'anno l'Immacolata? Io chiedo sempre la pace, prima di tutto sempre. E poi chiedo pure il Vesuvio, dipende, ho paura. Scongiurare un'eruzione? Sì, ho paura perché sarebbero troppe persone, sarebbe proprio un disastro. Mancano 2 giorni alla festa dell'Immacolata, come vive quest'anno questo momento? Cioè è bellissima perché siamo molto devoti. Però rispetto agli altri anni un po' meno, però per me personale, ma è sempre bello andare a vedere. La senti nell'anima, almeno io così me la sento. Chiedo per gli altri che stanno tutti bene e magari anche per questa guerra che sta in giro che possa finire, perché è giusto, ci sono i bambini e quindi speriamo che la Madonna faccia questo miracolo il giorno che lei esce e fa finire questa guerra. È forte, grande a Torre del Greco, la devozione e la fede per l'Immacolata? Sì, è forte. I torresi la amano proprio profondamente. Siamo tutti emozionati sperando che la Madonna esce, che è una cosa da non si può spiegare. La gioia che ci dà quando esce la Madonna è bellissima. Parteciperà alla processione? Sì, sempre, di notte, di giorno, tutta la giornata in mezzo alla strada. È una cosa troppo bella, che la Madonna veramente mette la pace ai ragazzi. E il mondo ci dà tanta gioia. Da Torrise è l'attesa più bella che ci possa essere, forse anche più del Natale, perché appunto solo chi è torrise può capire l'importanza di questa festa religiosa e anche civile. Tu sei un giovane, questa tradizione ti è stata tramandata dalla tua famiglia? Esattamente, sì, penso come un po' tutti. Quindi sì, ero piccolino e non mi perdevo né l'uscita né l'entrata perché mio padre era un portatore, ora io già da 15 anni e più ho preso il suo posto e spero poi di tramandare questa tradizione a chi verrà dopo di me. Ecco, quindi per un torrese l'8 dicembre che significa? È tutto, è racchiuso nella parola tutto, è la fede, è la tradizione, è la speranza, è veramente l'unica festa rimasta tra l'altro e quindi è l'unico giorno in cui il cittadino torrise è fiero di essere torrise, grazie alla Madonna.
invece l'emozione che si prova nel portare a spalle il carro? Allora, trovare le parole è un po' difficile, perché è un'emozione unica, è fede soprattutto, quindi per chi ci crede quella giornata lì stai portando un'immagine sacra, e quindi è un'emozione fortissima, indescrivibile, che si vive ogni anno sempre in maniera più forte.